Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, un po' di tempo fa, bel po' di tempo fa, non tantissimo, però un bel po', io e mio marito non sapevamo cosa guardare e girando un po' le varie serie televisive avevamo visto che era appena uscita la prima stagione di A Discovery of the Witches e quindi si è detto, vabbè, guardiamola. Abbiamo visto il primo episodio, iniziando il secondo episodio, mio marito si accorge che c'è scritto nell'introduzione basato su una serie di libri di Deborah Harkness e io tipo fermo, fermo, fermo. E lui fa perché? Ho detto no, basata su una serie di libri, io li devo assolutamente leggere. Quindi poverino ha dovuto aspettare per continuarla perché ho dovuto trovare il libro, me lo sono letta e mi è piaciuto tantissimo. Poi è uscita la seconda stagione, ora ultimamente è uscita la terza. E ho detto, non ne vedo di tanti video che parlano di questi libri, perché non farne uno? E quindi eccomi qui. Oggi vi parlo di questa bellissima saga del libro della vita e della morte, scritto appunto da Deborah Harkness, uscito grazie a PM in Italia nel 2011, il primo libro 2011. È una trilogia, poi è uscito anche un quarto libro, però io ad oggi ancora non l'ho letto perché parla di un personaggio secondario e quindi ad oggi non l'ho letto. Io ho letto i primi tre libri. Il primo è Il libro della vita e della morte, il secondo è L'ombra della notte, mentre il terzo è Il bacio delle tenebre. La saga è un fantasy ambientata ai giorni nostri. Ci troviamo a Oxford, la protagonista è Diana Bishop. È una giovane donna che studia storia ed è appassionata di alchimia. Un giorno in una biblioteca di Oxford alla Bodleiana, Diana, durante le sue ricerche, trova un libro. Un libro che appena lo prende, sente una potente energia e vede dei segni, delle scritte che gli corrono intorno. Un po' strano. Diana è una strega, discende da una potente stirpe di streghe, però diciamo non ha mai praticato la magia, ha perso i suoi genitori quando era piccola, è cresciuta con sua zia e con la compagna di sua zia e ha voluto un po' appunto tenere la magia fuori dalla sua vita. Quindi quando si ritrova questo libro intriso di magia rimane un po' così. Il fatto è che questo libro lo stanno cercando in tanti. Perché? Perché questo libro conterrebbe i segreti dell'origine di tutte le specie, streghe, vampiri e demoni. Il fatto è che questo libro lo stanno cercando da tanto tempo in tanti perché si pensava che fosse scomparso. Lei lo ha ritrovato, il fatto è che poi non sapendo cos'era lo restituisce e quando arriva a ricercarlo non lo trova più. In tanti sono interessati a questo libro. Uno dei personaggi interessati è Matthew de Clermont, che è un vampiro centenario e sente questa energia, vede questa strega e vuole sapere perché comunque Diana è riuscita a trovarlo, anche se poi l'ha perso, vabbè, però è molto curioso di saperlo. Il vampiro è uno studioso in questa era moderna dove si trova ora e vuole il libro per appunto scoprire perché i vampiri si stanno estinguendo, quindi lo vuole per scopi, diciamo, scientifici. In questo libro le specie non possono stare insieme tra di loro. Una strega non può stare con un vampiro non può stare con un demone, ognuno deve stare con la propria specie, c'è proprio una regola, diciamo, da seguire. Naturalmente Diana con Matthew poi vogliono stare insieme. Quindi succederà un po' di casotto. Io non so perché questa serie non si trova molto in giro, perché è veramente bella, bella, bella. Io l'ho letta, me ne sono innamorata, appunto ci sono streghe, vampiri, demoni, c'è dinamicità, c'è suspense, ci sono colpi di scena. Quindi a me è piaciuto tantissimo come fantasy. Purtroppo appunto non si vede né su BookTok né su Instagram. Si vede veramente poco. Io spero ora che con l'uscita della terza stagione si smuova un po' qualcosa. Anche se vi devo dire che la serie televisiva rispetto ai libri
è un po' scarsa, diciamo. Io ho preferito di gran lunga la trilogia, ma di gran lunghissima proprio. È carina la serie, l'ho guardata, l'ultima un pochino noiosetta secondo me, però questi, tutta un'altra cosa. Queste edizioni che avete visto nell'introduzione del video sono prime edizioni, quindi ora se trovate i libri li trovate in copertina flessibile con i protagonisti della serie. Questi sono un pochino difficili da trovare, il primo magari lo trovate usato da qualche parte, il terzo un po' più difficile, il secondo è quasi introvabile. Io ho aspettato 2 anni prima di avere un colpo di fortuna su Vinted e trovarlo. Però se uno ci vuole provare, provate. Se non vi interessano le prime edizioni, se non vi interessa l'edizione di un libro, li trovate comunque sui vari siti, in librerie. E niente ragazzi, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, se avete visto la serie. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!